non ci è piaciuto l'uscita del vescovo, che ha preso le difese della famiglia Boschi quando noi siamo andati a fare le nostre dimostranze, e ha preso le difese dei dipendenti di Banchetura. Per noi che siamo stati truffati da Banchetura, non ha preso le difese di nessuno, per nessuno. E noi questa cosa qui non ci è proprio piaciuta. Da una persona di chiesa come si richiede, come è lui, questa uscita qui non la doveva assolutamente fare. Faceva meglio a stare zitto. Ha preso il via dal Duomo di Arezzo il corteo di protesta dei risparmiatori azzerati. Una protesta organizzata dall'Associazione Vittime del Salvabanche e da Federconsumatori di Arezzo dal titolo provocatorio Dire, fare, truffare. La manifestazione ha toccato i luoghi simbolo della città, ma anche della vicenda Banca Etruria. I risparmiatori hanno infatti sfilato sotto Palazzo Cavallo per poi dirigersi verso la prefettura di Arezzo ed infine fare tappa davanti alla sede storica della Popolare dell'Etruria. Slogan, striscioni provocatori, tamburi e megafoni per la marcia degli azzerati, che ha sfilato tra le vie del centro città consegnando ai cittadini alcuni volantini informativi. Ci hanno rubato i nostri risparmi, il sudore e sangue della vita, sicché, che dobbiamo dire? Speriamo che vengano a una soluzione veramente importante, perché qui mi sembra che ci prendano in giro. Ad infiammare ancora più gli animi dei manifestanti, circa 200 quelli scesi in piazza, per la maggior parte risparmiatori della vecchia Banca Etruria, le ultime notizie arrivate da Roma, in particolar modo le ultime esternazioni del vice ministro Enrico Zanetti proprio sui rimborsi che sarebbero in dirittura d'arrivo. Il decreto è infatti atteso per lunedì prossimo. Questo governo ci ha prima azzerato, poi ha fatto finta di prendere a cuore la nostra situazione, ed infine ha posto un rimedio che è ancora più offensivo dell'azzeramento. Verranno regalati 800 milioni di euro alle nuove banche, mentre verrà risarcito solamente l'8% dei risparmiatori ingannati. Saranno esclusi sicuramente gli azionisti, sicuramente gli obbligazionisti del secondario che hanno comprato in un'altra banca, gli obbligazionisti del secondario correntisti saranno sottoposti all'arbitrato, così come parte anche degli obbligazionisti del primario. Da oggi in poi sicuramente saremo la spina sul fianco di questo governo. Siamo i primi risparmiatori azzerati nella storia della Repubblica. Attimi concitati all'arrivo del corteo davanti alla sede storica di Banca Etruria in via Crispi, qualche momento di tensione davanti all'ingresso dell'istituto di credito protetto da un cordone di forze dell'ordine, durante il quale è caduto a terra un anziano signore. Il corteo è culminato infine con l'incontro con il prefetto di Arezzo Alessandra Guidi, che ha ricevuto una delegazione dell'Associazione Vittime del Salvabanche e Federconsumatori di Arezzo. Il prefetto è stato ben disponibile a riceverci, questo ci ha fatto piacere, nel senso che il prefetto riconosce che c'è un problema in città. Questa città si è impoverita nel consumo, si è impoverita nel risparmio e soprattutto si è impoverita nella credibilità del sistema, che va recuperata. Questo gli abbiamo detto al prefetto e credo che il prefetto l'abbia capito. Ha detto che si farà portavoce delle nostre istanze nei confronti del governo. Pensiamo sia effettivamente così, perché gli abbiamo detto delle cose ragionevoli. Sono soluzioni complementari, cioè governo e Banca Italia che intervengono insieme. Dove è possibile interviene il governo con ristori immediati, senza arbitrato. Dove non sarà possibile interviene Banca Italia accantonando utili dalla REV, la Bad Bank, utili annuali che userà per rifondere i restanti obbligazionisti. Se ne avete detto, ci sentiamo forse un po' presi in giro dal Fondo Atlante, perché non è intervenuto prima, cioè si fanno distinzioni? Siamo presi in giro perché se il valore che riconosce il Fondo Atlante è il 40% ai crediti deteriorati, avessero riconosciuto il 40% anche a crediti Etruria e altre banche, non sarebbero fallite e gli obbligazionisti non sarebbero stati azzerati. Quindi è solo questo che ci ha azzerato, il valore è 17,6.